Bentornati sul canale ufficiale Langa Studios, è il momento quindi di aprire il Cube e vedere che cosa contiene al suo interno. Dunque possiamo vedere che ha il logo sul lato superiore, mentre sul retro abbiamo alcune informazioni come la descrizione del servizio e alcuni link utili, ma apriamolo per esplorarlo insieme e vedere che cosa c'è dentro. Dunque scoperchiamo ed ecco, troviamo subito la card arancione compilata dal reparto tecnico, dove il nostro project manager di riferimento ha già scritto a mano l'IDSI, che sta per International Digital Service Identity, che è l'identificativo univoco di ciascun progetto Langa Studio su un codice che lo rappresenta all'interno del circuito esclusivo The Cubes, dove vengono inseriti tutti i progetti di questo brand. Andando avanti troviamo un altro componente molto importante, ovvero il libretto garanzia e sicurezza, che contiene tutto ciò che c'è da sapere sulla lavorazione Langa, dalle informazioni di sicurezza ai termini e condizioni alle informazioni sulla garanzia. È molto importante perché spesso parecchie domande che ci vengono rivolte trovano risposta proprio qui dentro. Adesso stiamo visualizzando un Cube standard, ma potrebbero esserci diverse configurazioni con diversi manuali a seconda del mercato o settore per il quale è stato attivato il team Langa Studios. Ancora sotto si trova questa custodia in cartoncino, che è il punto cardine di quello che è il servizio che è stato acquistato. Infatti, se l'apriamo, ecco qui c'è la carta del servizio. Ogni servizio di Langa ha una propria card, una vera e propria carta del servizio, che viene rilasciata al cliente e permette di accedere alla dashboard del proprio Langa account solo appoggiandola al proprio telefono. Infatti è dotata di tecnologia NFC che consente di entrare nel proprio account senza dover inserire la password. Ha un numero seriale univoco che rappresenta tutti i progetti acquistati per il singolo brand e una carta importantissima che va tenuta sempre con sé, infatti c'è scritto anche dietro. Ma per questo e per tutto quello che consente di fare la carta del servizio, vi rimando al video dedicato che abbiamo realizzato. Ancora sotto potrebbero esserci anche dei gadget, sempre a seconda del tipo di configurazione, qui ad esempio ne vedete uno, ma può variare. E questo è il contenuto del Cube. Vi ricordo che la carta del servizio ha un video dedicato, vi invito a vederlo per saperne di più.